come YouTube. Benvenuto. Grazie. È la prima volta in Italia. First time in Italy. Murat Unalmish. Sì. Benvenuto. Grazie. Prego. Grazie. Grazie ancora. Benvenuto, sono molto felice di averti portato in Italia. Anche io sono molto felice di essere qui e vi ringrazio per avermi invitato. Il pubblico italiano si è innamorato di questa soap di Terra Amara e quindi anche del tuo personaggio. Ti aspettavi tutto questo affetto e questo calore? Quando ho iniziato questo progetto sapevo che avrebbe lasciato sicuramente un segno nel cuore della gente, anche se devo ammettere che non immaginavo che sarebbe stato amato così tanto. E invece ti ha sorpreso quindi tutto questo affetto. Ci sono qui anche delle fan. Grazie. E che impressione ti ha fatto il nostro paese? È la prima volta che vieni in Italia. In realtà... Qui cresce Murat nella città di Kayseri, inseguendo le passioni che lo renderanno grande. Un pallone da basket, i piedi che si muovono sul parquet. La sua giovinezza scorre così, sognando di diventare un grande cestista. Presto si trasferisce a Istanbul e lì scopre che davvero nulla è impossibile. Studia, si laurea e cerca la sua strada. Prima come modello e poi, ricordando le sere in famiglia, a guardare i film che noleggiava papà, si accende lui un desiderio: diventare un attore. Nevin è in ospedale. Mia madre mi ha reso cattivo. Non riesco a pensare ad altro. Inizia a scrivere una carriera da interprete versatile, capace di vestire i panni di personaggi spesso duri e cupi, lontani dal suo mondo, fino al ruolo che lo porta a valicare i confini della Turchia. Adnan non è tuo figlio. Adnan è mio figlio. Guarda i suoi documenti. C'è scritto che è mio figlio. Il tenebroso Demir di Terra Amara. Avresti dovuto pensare a lei prima di mentirmi spudoratamente. Che hai fatto su lei? Brillo bene. La prossima volta fa quello che ti dico io. Un personaggio complesso, spigoloso, rischiarato da luce fra mille ombre, ma non per questo meno amato dal pubblico. Avete mandato sul segno, ma... Eppure, oltre ogni successo, Murat rimane lo stesso. Un uomo che profuma di Anatolia, come ama definirsi lui. Perché è solo immerso nella natura, fra musiche e libri, che ritrova davvero il suo sé più autentico. Vi ringrazio. È davvero un bel video. Sono felice che ti piaccia. Tu vieni da una famiglia molto unita. È così, davvero? Assolutamente sì. Sono molto legato alla mia famiglia. E io ritengo che si tratti della cosa più importante in assoluto nella vita. Perché l'uomo esiste solo grazie alla sua famiglia. E sperimenta l'amore, il rispetto e i limiti proprio grazie ad essa. Un legame così forte ti porta ad avere successo anche in altre cose. Per questo la famiglia viene prima di tutto. E che valori ti hanno trasmesso i tuoi genitori? I miei genitori me ne hanno trasmessi tanti. I più importanti sono l'amore e il rispetto. E poi saper chiedere scusa, saper dire grazie, essere onesti ed essere educati. E basandosi su questi valori, seguire una strada corretta nella vita, e diventando una persona che porta rispetto e dall'animo nobile. E tu da piccolo non sognavi di fare l'attore, che cosa volevi diventare? Sì, quando ero piccolo volevo diventare un giocatore di basket.